Bene ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Bergamo Neurobrew, un nuovo video, un po' diciamo così, inusuale, anche perché è un video tratto per i 1300 mi piace raggiunti su Facebook, quindi un grazie immenso. Basti pensare che nel primo anno di questa pagina eravamo, cioè nel 2014, il primo anno siamo arrivati a 166 mi piace e ora siamo nel febbraio del 2016, siamo arrivati a ben 1300 e qualcosa, se non ricordo male. Quindi un grazie speciale per tutti voi che mi avete seguito tramite i miei post, tramite i miei video durante la partita, tramite i nuovi video che stiamo facendo ora, dei preview e dei post delle partite dell'Atalanta, sia in campionato che in coppa. Quindi un grazie speciale per tutti quelli che hanno messo mi piace, che condividono quello che io pubblico nel bene e nel male. Unica nota negativa che però per ora è su YouTube, che è vero che noi tifiamo per una squadra che è vero siamo da 4-5 stagioni consecutivamente in Serie A, nel bene e nel male, con i nostri alti, con i nostri bassi, ci siamo sempre salvati giocando bene e giocando anche spesso male. Ci siamo salvati con i meno 6, con i meno 2 e partendo da 0. Chiaro che non siamo una fortissima squadra, chiaro che la nostra tifoseria non è grande quanto chiaramente le grandi squadre, o magari come quelle, non so, tipo di Torino, che io penso che il Torino sia simile all'Atalanta, che però chiaramente ha più tifosi di noi. Quindi diciamo che le visualizzazioni su YouTube non sono tantissime, però Bergamo Neroblu potrà crescere anche in questo aspetto. Certo è che quando ci sono a Bergamo le grandi squadre, vedi quest'anno per esempio il Napoli, ci sono state delle belle visualizzazioni, anche più di 300 visualizzazioni per esempio per il rigore trasformato da, se non sbaglio, da Amsic, non scusate, da Higuain. Quindi a parte per questa nota un po' negativa, diciamo così, ma che comunque secondo me col passare del tempo ci saranno più visualizzazioni, un grazie speciale per tutti voi che ci seguite. E il prossimo obiettivo, fine 2016, arrivare a 1500 mi piace, che sarebbe un traguardo storico. Un traguardo storico per una pagina di un, come ho detto io, un semplice tifoso che è abbonato in Kreber e che ogni volta va a vedere la sua squadra del cuore, che non cambierebbe mai per nessun'altra squadra al mondo. Un grazie speciale a tutti voi e un forza Atalanta, sempre e comunque.